Bentornati a tutti in un nuovo video Verone. Oggi sono qua per portarvi una reaction a un torneo che è stato giocato la settimana scorsa da $20,000 organizzato dal Pulse Check. Torneo americano con host del Centro America, quindi circa per noi italiani 330 e 150 di ping, dove hanno giocato i migliori nuovi team attualmente nella scena competitiva di Warzone, che hanno partecipato alle World Series in LAN principalmente, e anche i nuovi team italiani di cui vi ho parlato nello scorso video. Abbiamo reagito al torneo durante il Clutch Point, il format nella quale andiamo a vedere i tornei e a parlare del competitivo di Warzone, perché oltre a essere un buon torneo con $20,000 in palio, quindi con tanti soldi, aveva sì nuovi team da vedere molto interessanti, ma soprattutto aveva un format molto molto diverso. Ve lo mostro al volo. In pratica i giocatori dovevano andare in delle zone predesignate prima del torneo, che erano state assegnate da una ruota della fortuna, e non potevano andare altrimenti se non in queste zone. E addirittura nei primi 60 secondi c'era il divieto di poter sparare. Per chi ha seguito il watch party delle World Series in queste settimane, sapete bene che nella zona di Popov c'era solo il team di Biffle, prendeva una buona porzione della mappa, e questo gli ha permesso di vincere quasi facilmente le World Series of Warzone e una miriade di tornei durante l'anno. Questo ha generato molte discussioni sul fatto che nessuno li contestasse, quindi nessuno avesse il coraggio di andare a rompergli le scatole, e tanti hanno discusso sulla possibilità o meno di questo team di poter vincere in altre zone. Bene, in questo torneo non hanno avuto molta fortuna, infatti si ritrovano nella posizione numero 28, una posizione molto difficile dalla quale iniziare una partita, dove c'è un buon loot ma non buonissimo. Ma nonostante non fossero contestati, perché all'inizio della partita nei primi 60 secondi non si poteva sparare, erano comunque circondati da un sacco di team, soprattutto dal team numero 29 e team 31, che aveva tutti i palazzoni che potevano tranquillamente essere d'intralcio durante una rotazione, poiché hanno una posizione di vantaggio e di high ground, quindi è peggio secondo me di essere contestati spesso e volentieri. In questa modalità probabilmente era più difficile delle World Series stesse, perché la mappa era molto occupata, quindi non c'era punti per rientrare, quindi se si moriva una volta c'erano quasi zero chance di riuscire a rientrare. In questo video scoprirete come sono andati Biffle e Isoca nonostante questo land, e vi parlerò anche un pochino dell'andamento dei team italiani. Sono andati molto bene il nuovo team di Zanks, Freddy e Blade, il team italiano rodato per cercare di contrastare in qualche maniera Biffle o avvicinarsi, che partiva da un ottimo spot che hanno saputo sfruttare piuttosto bene, che era lo spot 15, e sono riusciti a classificarsi undicesimi. Male invece per il team di Savi, che partiva dalla posizione numero 20, che sono arrivati tra gli ultimi posti e che avevano probabilmente lo spot peggiore della mappa, quindi un po' rimandati al prossimo torneo, perché avevano veramente poche chance di uscire vivi dallo slot numero 20, perché avevano avversari dappertutto ed erano gli unici a non avere lo shop per comprarsi loadout allo start. Male anche il team di Murraid, che partiva invece dallo slot 27, che era una posizione di vantaggio assoluto, una delle migliori sulla mappa, e nonostante questo sono arrivati tra i trentesimi e i quarantesimi, non ricordo precisamente quanto. Alla fine del video vedrete anche la classifica finale. Vi chiedo un like e un commento per supportare questa tipologia di format. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. E vi lascio al gameplay. Un bacione al Verone. Ciao a tutti. Signori, secondo match point. Andiamo. Last game, ragazzi. Probabile last game, perché potremmo averne un altro. Signori, gliel'ho collata, ragazzi. Game numero 9. Aspetta, Savi. Allora non possono fare niente. Non capisco perché non vadano al bunker. In turtle era io, però. Mangi un bel quick. Esplodo. Squala. Taglia su Fnatic, Jesus. Sì, squalo. No. L'avevo visto bene. Vuole che ve lo squalo. Sono rimasto di servicciato, forse. Vai, squalo, è tua. Non abusare. Disgrazia. Non ha perso un gol, che mi sa, Marco, stasera? No, uno l'ha perso. Gli altri l'ha giocato molto bene. Sono una gara full, comunque. Buono, squalo. Buono, buono. Ci piace. Non lo perde. Yes, Biffle. Fucking bitch, bro. No. Shifty, dà della puttana a qualcuno. Vabbè, è una puttanella. Fucking bitch. Allos brasilianos. Ma proprio così, proprio col cuore gli ha detto. Sì, devo dire che era molto sentito. Penso che fosse molto arrabbiato, ragazzi. Penso che fosse molto arrabbiato. Sì, sì. Dario, devi scendermi. No, Dario. No, Dario. No, il palazzo. No, Dario. No, Dario. No, Dario. No, ce n'è uno, ce n'è uno. Prova questo, prova questo. L'ho cioccato. Cioè, lì ormai devi scendere. No, no, no. Non puoi provarlo invece da qua sotto, piano piano, a sniccare. Devi scendarlo, zio. Tio, c'era uno, va bene, funziona? Non sta funzionando. Se non li senti mai, non funziona. Bro.
No, MK, MK. E qua, ragazzi, potrei dire, e qua possiamo dire che con il pad... No. Te la fa vedere la scoreboard. Con il pad avresti restato qua. Sì, abbiamo Blade intanto. Due persone alla sinistra e una a destra. Madre, ma è un... Nico spinge davanti. Se lo trova di fronte. Punchato l'avversario. Da due alla sua sinistra. Parte un PA. Continuano a sparare, se lo facevo. Non lo fulla. Serve una smoke. Serve una smoke. What? È qua, qua, qua. Bello, questa è la seconda. Chiudi, guascia tutti, guascia tutti. Piastre. Uno, due. Buono. Fatuna. Ti bonk. Buono. Buono, Nico. Fatti due. Stato una con Nico. Uno vitre di Nico. Uno vitre di Nico quasi, praticamente. Dio, cane. Porco Dio. Mio cane. Scopati così, eh. Il team Veneto, ma signori, una tripla pazzesca di Blade. Muore purtroppo Zanx, ma una tripla pazzesca del giocatore Veneto. Dico un'altra kill. 5 bombe per Nicolino. Ne ha prese altre 2. Ah, se vogliamo per giocare per le kill, però mamma mia che safe, zio. No, no, vinci Nico, vinci, vinci. Comunque non chiude sopra, Gekko. Cosa? Shifty non l'hai messo benissimo, Ma sì, ma non ho detto, chiude a City in generale. Oddio! Da lì ci passavano per forza. Città fu, città fu. Non so se avrei pushato. Città fu. Sì. Entro dietro. Per poi morire. Devo fare le kill, bro. Bello! Vai, Nico. Fredri, vai in. Fate fuori l'altro. Ok, c'è un altro team. Last. Torniamo sotto? 6 bomboloni. Il fall fuori safe. Non messo molto bene. Devono girare magari con un balloon. Enkeo messo molto bene. Enkeo è l'unico che trova un tempra comunque, raga. Vero. Refresh delle smoke. Qua davanti c'è gente, mi sa. E si gira. Smoke, se non prendi la smoke è droppato, però. Se volete entrare. È inutile, ricordo. Facciamo glitch alla smoke. Non sbocca, non ce l'ho io. Intanto voi che ho tirato la termita. C'è qualcuno? Nessuno. Ah, è una merda però, zio, sto posto. Devono salire più che altro dopo. Questa safe qua, se non mi si chiude vicino al treno. Dove ci sono gli LTV. L'ho giocata alle World Series, sta safe qua. Chiude qui, dove c'è gli LTV. Shift è qua, vero? Sì. Vediamo sto pool. Blade mi sa che fight. Sì. Chi vince sto fight tra Shifty e... Anche io vince. Tutti messi bene, eh? Ma anche io... Shifty sono messi meglio, zio. Nessuno. 9 bombe, Nico. 8, non leggo. 9. 9. Bello questo game di Blade. No, ho due plate io. Ci metto nel corner uno. Quel corner è tipo rottissimo, ti giuro. Sotto. Questo qua? Ma ti vedono. Ti vedono da... Maschera oro. Da fuori. Ce l'avranno smoke per uscire? Hanno un PDS per rimanere fuori. Freddy va a terra. No, a vedere il resto. Oddio. Knock. Buono. Destra. Sticcato. No. Strofi. Non ce l'abbiamo. Thanks, Mortiful. Lascio stopper, bro, che non si sta giocando niente. Due. Vision, mi serve la sua gold, Freddy, mi serve la sua gold. Buono. Bella sua gold. Guarda un attimo anche gli altri. C'è pure il rest. E loro sono... decisivi. Crashato Fest, crashato Zanx, crashato Zanx. Tu PDS, vieni qua. Crashato? Sì. 12 ancora. No, oddio, pulla! C'è il PDS. C'è il PDS pure, sì. Mettilo qua dietro allo scatolone. Devo tirare Freddy, non lo... Non credo l'avrebbe crashato, però. No, questo pull, questo pull no, non ha senso. Io devo andare dentro casa adesso e prendere il top. Hai altri PDS? Like no. Right now. Ma lo fanno già quelli che sono sull'altro top. Certo. No, hanno PDS. È good forza. Ma qui è good, qui è good. Non hanno smoke, niente. La danno. Neanche top 10 facciamo. Switch a fast, regia. Neanche top 10 facciamo, cioè non ho... Bel game di Nico. Biffle. Sono entrato. Biffle in game 3. Forse questo è proprio anch'io. Infatti la prima pick è su Allo. Wipeato anch'io. Wipeato. Può vincere il torneo anche oggi.
anche senza Popov, ragazzi. Vanno dopo nel cielo. Anche senza Popov, signori. Voglio sentire ancora Kyborg dire: se nessuno li contesta, continueranno a vincere. Perché stasera stanno vincendo anche senza Popov, signori. Non dirlo. Sono qua. Craccato. Porco zio, devi pushare. Wow. Signori, stiamo per assistere all'ennesimo dominio. Hanno vinto, hanno vinto. Io mi tirerei l'antibunker lì dove vi sono adesso. Quando si chiuda. Ah, no, secondo me tiralo, puoi tirare anche quelli di fronte. No, si chiude qua. Per piccare, sì. Salvatevi l'antibunker per la fine della partita. Yeah, beh, normal. Ormai aspetto il buttare. Listen, we're the only three, two solos. Tutti e tre, uno. C'è le scale qua, questo è il momento di tirarlo, mi sa. Fine del game. I'm gonna go play now. Signori, vincono ancora il team dei Falcon, anche questo torneo da $20,000, si portano a casa stasera $9,000 da dividersi in tre. Vincono anche stasera senza Popov Power. Voglio sentire ancora i chiacchieroni che parlano di Land. Voglio sentire ancora i chiacchieroni parlare di Contesa. Voglio ancora sentire parlare i chiacchieroni di Fight che non contano niente su questo gioco. Voglio ancora sentire la gente chiacchierare di fronte a questi tre mostri. Queste tre leggende. Dominio assoluto di quest'anno. E forse anche del prossimo. 17 kill più win. Non è che dici, vabbè, hanno vinto di una con una bomba. 3 kill. Sì, invece giocano full per l'endgame. 17 kill. Signori, team di Biffle vince anche stasera. Partendo comunque da un landing spot che probabilmente era, non dico uno dei peggiori, ma comunque non uno dei migliori, sicuramente. Partendo dallo spot numero 28 e vince comunque il torneo, anche limitandoli il landing spot. Non ci sono scuse, sono i più forti in assoluto, anche stasera. Giovano, come se fosse una pubblica, aveva voglia. E hanno anche sbagliato, bro, gli hanno dato anche l'occasione di vincere. We'll be right back.